Oggi tocchiamo un argomento molto importante in questo momento di difficoltà generale. In particolare diamo alcune indicazioni su gli strumenti posti dall'Istituto del Credito Sportivo ICS a favore delle ASD e delle SSD. In particolare facciamo una piccola premessa ricordando a chi ci ascolta che l'Istituto del Credito Sportivo è di fatto la vera banca per gli sportivi, un istituto che nasce parecchi anni fa ed è a disposizione di tutte quelle organizzazioni ASD e SSD che vogliono intraprendere anche investimenti negli impianti sportivi, nelle attrezzature e oggi in particolare l'Istituto del Credito Sportivo già aveva erogato il cosiddetto mutuo liquidità lo scorso anno, ma quest'anno, proprio qualche giorno fa, ha riaperto e ha posto altre risorse a favore delle ASD e delle SSD attraverso il cosiddetto mutuo liquidità. Il mutuo liquidità appunto serve a sostegno di tutte quelle realtà che, come sappiamo, per i vari DCPM che si sono susseguiti, sono rimaste chiuse e quindi di fatto senza nessuna entrata né istituzionale né commerciale, ma le uscite comunque ci sono sempre state perché immagino agli affitti, alle spese per le bollette e comunque a tutte le spese correnti che anche se una non fa attività deve sostenere. I beneficiari di questa misura sono le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che poi in particolare si andranno a vedere in successive interventi. C'è da dire che il mutuo liquidità è sicuramente una di quelle misure che di fatto è un mutuo, quindi con tutte le prescrizioni del caso, ma diciamo, le cose e gli aspetti fondamentali sono dati dal fatto che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono essere iscritte nel registro CONI, che sappiamo essere quel registro importantissimo che dà la possibilità di usufruire di tutti quei benefici anche fiscali, perché il registro CONI è quello che riesce a monitorare tutte queste realtà e ogni anno deve essere rinnovato attraverso o la federazione oppure anche attraverso gli enti di promozione. Le caratteristiche di questo mutuo liquidità sono queste. Gli importi possono andare da 1.000 euro fino a 30.000 euro nella misura consentita del 25% dei ricavi. Questi devono essere desunti dai rendiconti, dai bilanci. La cosa interessante è che ha una durata molto ampia. Sono 10 anni. La cosa interessante è che presuppone un preammortamento di 2 anni, quindi andremo solo a pagare la rata degli interessi per 2 anni, quindi possiamo, diciamo, alleggerire anche il nostro carico di spese che abbiamo mensilmente. E poi abbiamo un abbattimento dei tassi di interesse considerevole. Il finanziamento, il mutuo liquidità è erogato al 100% rispetto alla richiesta, cosa che per esempio non capita mai magari nei mutui ipotecari o in altri tipi di mutui che comunque c'è sempre una quota a parte, l'80, il 70, eccetera, eccetera. La cosa invece purtroppo un po' triste è data dal fatto che viene messa a disposizione dallo stesso CONI e quindi dall'Istituto del Credito Sportivo un plafond e va a esaurimento dei fondi. Quindi bisognerebbe affrettarsi per fare le richieste. Lo studio si rende disponibile a qualsiasi aiuto o qualsiasi esigenza un presidente o un consiglio direttivo delle ASD o delle SSD hanno necessità. Una cosa importantissima
che diciamo che non è il presupposto per chiedere il mutuo di liquidità, ma è il presupposto per l'esistenza stessa dell'associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica, è avere, diciamo, una contabilità corretta, una contabilità in ordine, gli statuti e gli atti costitutivi così come prescrivono le norme, immagino al 148 del TUIR e tutte le circolari dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate. Ricordo in particolare la circolare importantissima di agosto del 2018. Quindi diciamo che il presupposto per poter accedere al mutuo liquidità è innanzitutto avere una corretta contabilità, perché comunque bisognerà fornire poi i libri, i registri, bisogna esibire i rendiconti, i libri giornale, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio, ci vediamo al più presto. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordate che potete inserire le domande nei commenti di questo video all'interno della pagina L'Esperto Risponde di Diretta Sport e io personalmente risponderò.